Spesso ci occupiamo di malasanità ed è giusto e doveroso farlo, ci mancherebbe altro. Quest'oggi dobbiamo raccontare un episodio completamente diverso. Parliamo infatti di un caso di buona sanità che però incredibilmente è stato sanzionato. Veniamo ai fatti. Ci occupiamo del dottor Gregorio Del Buca, che è appunto il primario, il titolare del reparto di ostetricia e ginecologia al San Leopoldo Mandic, appunto struttura esistente a Merate in provincia di Lecco. Un medico di altissimo livello professionale, un medico che gode di un'enorme stima, il quale ha avuto la colpa, udite udite, di lavorare di più, andare oltre il suo orario di lavoro, proprio perché voleva superare in questo modo, abbattere le liste di attesa. Liste di attesa per interventi che, pur non essendo urgenti, a lungo andare, non venendo svolti questi interventi, ovviamente andavano a mettere a rischio la salute e l'incolumità del paziente. Allora, cosa si dice? Dice: tu, caro dottor Gregorio Del Buca, hai usato per fare questi interventi, pur volendo, pur essendo la tua intenzione quella di abbattere le liste di attesa, hai usato le sale, hai usato le strutture, le sale operatorie, nei giorni e nelle ore, le ore pomeridiane e il sabato mattina, giorni e ore che appunto sono, secondo il regolamento, destinati alle emergenze. E allora quindi viene contestato l'uso improprio delle sale operatorie. Lo ripeto, si dice: caro dottore, in questi il pomeriggio e il sabato mattina le sale operatorie sono per le urgenze. Ma che dire? Un'assurdità perché da un lato il dottor Del Buca nel momento in cui ha usato le sale operatorie, intanto lo ha fatto in quanto non c'erano emergenze o urgenze che dir si voglia, per cui praticamente nessun paziente in stato di emergenza ha dovuto appunto in stato di urgenza ha dovuto appunto aspettare. Quindi il fatto non sussiste, il dottor Del Buca non ha danneggiato nessuno per svolgere i suoi interventi. Ma io dico, è possibile che una ASL possa sanzionare, possa accanirsi contro un medico che ha avuto la sola colpa, secondo loro, per me il merito immenso, di aver lavorato oltre il suo orario di lavoro per sopperire ad una vergognosa carenza, quella appunto delle liste di attesa, che protraendosi trasformava situazioni, diciamo, non gravi, urgente intervento, in casi più seri, più complicati, mettendo appunto a rischio la salute del paziente. E il dottor Del Buca è un medico all'antica. Il suo motto è: se qualcuno ha bisogno, ci sono. Ma evidentemente chi lavora troppo e lavora bene dà fastidio, motivo per il quale era stato sospeso per 2 mesi, con lo stipendio ridotto alla metà. Lo ripeto, qual è la colpa di Del Buca? Quello di salvare vite umane e di lavorare oltre le sue ore, oltre il suo orario di lavoro. È una situazione che certamente deprime. Deprime se si considera un medico
che, finito il suo turno di lavoro, si attacca alla cornetta telefonica, al cellulare, dico cornetta telefonica considerando il fisso, un retaggio dei tempi che furono, si attacca al telefono per rispondere ai pazienti, per dare consigli, per rassicurare. Bene, e il fatto grave è che si è deciso di sanzionarlo pur non avendo egli creato una situazione di disservizio, perché viceversa quelle sale sarebbero state per ore, quelle sale operatorie sarebbero state per ore e ore inutilizzate, le sale operatorie inutilizzate e i pazienti in lista di attesa ad aspettare la grazia di essere chiamati. C'è stata, dobbiamo dire, una sollevazione popolare, c'è stato infatti tutta una c'è stata una serie di c'è stata proprio una mobilitazione che ha fatto sì che l'ASL si è vista costretta a rivedere la sua posizione, a ritornare sui propri passi e a congelare la sospensione, a sospendere la sospensione. Forse in questo caso vale il brocardo latino summum ius summa iniuria, cioè una norma, il diritto applicato in un modo esasperato si trasforma in una suprema, in una enorme, in una somma ingiustizia. È quanto accaduto al dottor Del Boca. Una interpretazione ovviamente troppo ottusa, oserei dire, ha prodotto un'ingiustizia, qual è la sua sospensione. La legge, l'applicazione della legge, delle normative deve essere elastica e deve essere volta e deve mirare al buon senso. Se queste sale operatorie rimanevano vuote, inutilizzate, e quindi non c'erano pazienti in urgenza, non vedo quale danno facesse il dottor Del Boca ad operare pazienti che viceversa avrebbero aspettato mesi e mesi. Un altro brocardo latino dice est modus in rebus. C'è un limite a tutto, un modo nelle cose, nella vita. In medio stat virtus potremmo dire, ma est modus in rebus mi piace di più. C'è un limite, c'è un modo in ogni cosa. E qui penso che ci sia stata una esasperazione, appunto, nella applicazione della normativa. Beh, vi abbiamo raccontato questa storia che per fortuna ha visto un esito favorevole, perché appunto vi è stato il blocco, è stata congelata la sospensione, e ci ha fatto scoprire un medico, Gregorio Del Boca, che evidentemente ha davvero a cuore il giuramento di Ippocrate. Le ASL se ne fregano altamente del giuramento di Ippocrate. Le ASL si sono trasformate quasi in un ufficio di ragioneria, dove si vedono le ore, si vedono i costi e poi, scusate, chi se ne frega del paziente? Al dottor Del Boca va fatto un monumento e noi lo diciamo senza bavaglio. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.